Ci troviamo ad affrontare l'ennesimo decreto e l'ennesima fiducia del governo, prassi consolidata per approvare provvedimenti in materia bancaria e non solo. Prima la riforma delle popolari, poi salvabanche a fossa risparmiatori, oggi la riforma delle banche di credito cooperativo. Il Senato è ancora una volta escluso dall'attività emendativa. La sua prerogativa di incidere sull'iter legislativo è disattesa e resa vana. Il tempo c'era, ma ha prevalso la paura del governo che è consapevole di non avere più i numeri nel Paese e nel Parlamento. È Verdini dipendente. Tiene unita una finta maggioranza in Senato solo con la fiducia e con il timore di molti parlamentari di andare a casa, non più rappresentativi dei cittadini, ma rappresentativi solo ed esclusivamente di se stessi. Pur non condividendo le scelte del governo, abbiamo partecipato con nostre proposte emendative sia alla Camera che al Senato. Quindi non ci siamo limitati ad un'azione puramente critica. In Commissione Finanze il governo ha accolto alcuni nostri ordini del giorno, ovviamente troppo poco per modificare tutte le nostre perplessità e contrarietà sull'intero provvedimento. La serietà e la competenza del Vice Ministro Morando non sono motivi sufficienti per far modificare la valutazione nettamente negativa della Lega Nord sull'azione di governo di questo esecutivo. La domanda di fondo che ci siamo posti nell'esaminare questo provvedimento e gli altri in materia bancaria è molto semplice, è stato molto semplice ed è il seguente. I risparmi dei cittadini saranno più al sicuro? Le scelte del governo tutelano o penalizzano i risparmiatori? E poi le imprese, soprattutto le piccole, gli artigiani, le famiglie avranno più facile accesso al credito? Noi siamo convinti di no. E aggiungo, purtroppo siamo convinti che non sarà così. Nessuno vuole il peggio, la situazione è troppo grave per poterlo fare. Noi siamo convinti che la fragilità del sistema bancario sia in parte dovuta alla cattiva gestione di chi siedeva e siede in alcuni consigli di amministrazione, ma in gran parte per colpe delle scelte della politica italiana. Non si è voluto capire e non si vuole capire che qui in crisi non c'è il sistema bancario, in crisi c'è il sistema paese. La crisi e le difficoltà delle banche sono solo una conseguenza. Il deterioramento dei crediti non è colpa delle famiglie o delle imprese, è colpa dello Stato. La scelta dell'euro, la scelta di legarsi mani e piedi ad un sistema europeo che ci ha imposto un percorso che ha affossato la nostra economia e la nostra competitività. La scelta di far gravare su famiglie e imprese una tassazione che le ha fatte fallire in massa. Questi sono i veri problemi alla base di tutto. L'insolvenza delle imprese e la crisi del sistema bancario sono state la naturale conseguenza di queste scelte, scellerate, le scelte di uno Stato che non vuole cambiare. Le politiche di spesa pubblica dello Stato hanno fatto fallire la nostra economia. Voi, con le vostre riforme, non aggredite le vere cause della crisi che il Paese e i cittadini stanno vivendo ogni giorno sulla propria pelle. State facendo altro. Credete e vi illudete di poter adattare il sistema Italia al sistema europeo, al sistema dominante, quello tedesco. Ma così facendo non lo state riformando, lo state uccidendo. In Europa non esiste un sistema di micro e piccole imprese come il nostro. Qual è stata la vostra risposta? Questo modello va modificato, è anacronistico e così facendo le microimprese che hanno fatto le fortune del nostro paese stanno morendo a migliaia. E poi, in Europa il sistema bancario si regge su pochi grandi gruppi. Qual è stata la vostra risposta? Il modello italiano è superato, diamo il via alle aggregazioni. Uccidiamo il sistema ricco e complesso, direi competitivo, dell'Italia, perché così, dicono i piani alti europei, deve essere fatto. Ma chi in questi anni di crisi profonda ha fatto più credito al nostro sistema produttivo? Chi ha cercato di tenerlo in vita? Proprio le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Lo riconoscete anche voi, lo dice anche Banca d'Italia, ma lo dite come se avessero commesso un errore. Hanno fatto troppo credito a famiglie e imprese. Questa è la vostra assurda accusa. Ma scusate, cos'altro dovrebbero fare le banche per sostenere lo sviluppo e l'occupazione? Vendere prodotti finanziari, questo è il vostro modello di banca? La verità è che con le vostre riforme delle popolari e delle banche di credito cooperativo
Non abbiamo alcuna certezza che il sistema sarà più solido. Abbiamo la sola certezza che perderemo un modello tutto italiano costruito in più di 100 anni di storia. Oggi si sancisce in quest'Aula un colpo gravissimo al sistema mutualistico e cooperativo del credito italiano. Vi assumete una gravissima responsabilità. Il risultato finale sarà meno credito, più fallimenti, meno sviluppo, meno occupazione e la perdita di contatto del credito con il territorio. Il modello banche più grandi uguale banche più solide è tutto da dimostrare. Monte dei Paschi insegna e così la Popolare di Vicenza. Molti risparmiatori sono disperati nella totale indifferenza del governo. Ci chiedono una commissione d'inchiesta. La istituiremo? Quando? Cosa aspettiamo? La fine della legislatura? In questo provvedimento avete anche codificato per legge l'anatocismo. Avete stabilito quando si può applicare e quando non sia possibile. Avete stabilito la dose minima di anatocismo che può essere applicata dalle banche. Non credo fosse questa la scelta giusta da fare. L'avete codificato, non cancellato. E poi questa riforma è anche viziata dal solito tentativo del vostro governo di favorire qualcuno, di non fare le regole uguali per tutti. La norma del way out o via di fuga ne è l'ennesimo esempio. Avete preso una decisione ma non l'avete portata fino in fondo. Volete creare un'unica holding di tutte le banche di credito cooperativo? Perché ritenete saranno più competitive? Ma almeno non cedete alla solita tentazione di fare favori agli amici del giglio magico o del Presidente del Consiglio. Qual è il senso della norma del way out per le banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore ai 200 milioni? Non ce l'avete ancora spiegato, forse per pudore. Ci avete spiegato tante altre cose, ma non questo aspetto. Avete fatto sorgere il legittimo dubbio che volevate favorire alcune banche. Quali? Quelle toscane, quella di Cambiano, quelle renziane. Papà Boschi, Papà Lotti, Verdini, sono questi i banchieri di riferimento per le scelte di questo governo? Siete sempre moralisti con i processi degli altri, mai con quelli che interessano la vostra parte politica. Sempre a denunciare il conflitto di interessi, ma in realtà vedete sempre e solo la pagliuzza nell'occhio degli altri e mai la trave che avete nel vostro. Un governo pieno di figli di banchieri ed ex banchieri che promuove provvedimenti ad hoc per favorire i propri sodali, ma sempre con la faccia tosta di indignarvi se qualcuno si permette di farvelo notare. Il caso Tempa Rossa insegna. Ma si sa, a voi tutto è permesso. Pensate piuttosto a risarcire i risparmiatori che hanno perso i soldi di una vita con il vostro decreto salvabanche. Questa è una priorità che state disattendendo. Datevi una mossa perché non solo non avete più la fiducia dei cittadini, ma state ormai provocando una rabbia sempre più diffusa. Sono ogni giorno di più coloro che non sono più disposti a farsi prendere in giro dalle chiacchiere del Presidente del Consiglio. Noi non abbiamo alcuna fiducia che queste scelte offriranno vantaggi alle famiglie e alle imprese italiane. Non abbiamo alcuna fiducia in questo governo e soprattutto in questo Presidente del Consiglio. Noi non vogliamo essere vostri complici. La Lega Nord voterà contro questo provvedimento e questa ennesima richiesta di fiducia da parte del governo.